La chiesa di Albano, come ogni anno, si riunisce in cattedrale la mattina del Giovedì Santo per celebrare la Santa Messa Crismale. Partendo dalla curia vescovile, la processione d'ingresso ha percorso le vie di Albano Laziale. Con l'ingresso nella Basilica Cattedrale ha avuto inizio la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Vincenzo Viva. La messa crismale si celebra in tutte le diocesi e vede riunito il clero diocesano attorno al proprio pastore. Il nome le viene dal Santo Crisma, che al termine della messa verrà nuovamente consacrato. Durante la messa vengono benedetti l'olio degli infermi perché essi siano confortati nella sofferenza e l'olio dei catecumeni per l'unzione di quanti si dispongono al battesimo. Ecco perché abbiamo bisogno di ravvivare la memoria del nostro sacerdozio ministeriale. Quel crisma che abbiamo ricevuto ci ha segnalato che Cristo cammina con noi come con i discepoli di Emmaus. È Lui che, come olio profumato, nutre, sostiene, lenisce, santifica, leviga e dà forza al nostro ministero. Le nostre mani sono state unte con l'olio del crisma perché sono state destinate a rimanere morbide, vigorose, anche quando l'esistenza sacerdotale diventa a volte aspra e faticosa. Il Signore, ricordiamolo sempre, agisce attraverso le nostre mani, la nostra persona, le nostre povere mani di sacerdoti, la nostra povera persona. Allora le nostre mani devono rimanere funzionali, levigare le tante spigolosità nei rapporti umani per continuare l'opera della salvezza di Cristo, portare ai poveri il lieto annuncio, proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Il nostro presbiterio e la nostra chiesa di Albano siano quindi capaci di letizia, di annunci belli, di parole e gesti di redenzione, di nuova capacità di stare in mezzo alla gente con i nostri doni e le nostre fatiche. Portiamo quindi tutto il nostro presbiterio e la nostra chiesa di Albano davanti all'altare del Signore, affinché risuonino anche per noi tutti le parole di Gesù che dice: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Amen. E adempiere fedelmente il ministero della parola di salvezza, sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli, e fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo, da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio, nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione. Consecrare tuo dignare per ex perennis patriae, o colivum
consigno vivo, io ora contra demono. Quest'anno abbiamo aggiunto a questo olio una porzione di olio d'oliva che viene da Capaci, dai terreni di ulivo che vengono coltivati accanto dove è avvenuta la strage che ha visto vittima dei magistrati e delle forze di polizia. Questo campo di olivo viene attualmente coltivato dai detenuti del carcere minorile di Palermo. Quindi questo segno è un segno che ci ricorda il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la legalità, ma anche un segno della redenzione, di come il male si possa trasformare in bene. L'Ufficio Diocesano per l'Educazione, la Scuola e l'Insegnamento della Religione Cattolica ha organizzato presso il Seminario di Albano dei laboratori sul tema «La personalità e le sue declinazioni, disturbi, disordini, dipendenze, casi, storie e situazioni». È in corso in Diocesi di Albano un'esperienza di tipo laboratoriale con un gruppetto di insegnanti di religione della secondaria di primo e secondo grado ed alcuni docenti delle scuole cattoliche delle nostre diocesi per venire incontro alle varie fragilità da cui sono abitati gli adolescenti e i ragazzi che incontriamo nelle nostre scuole. Il tema è disturbi, disordini e dipendenze. Dal punto di vista più scientifico, la personalità e le sue declinazioni. In questo percorso ci accompagna lo psichiatra e psicoterapeuta dottor Walter Fiore. Stiamo cercando di venire incontro a alcune necessità e alcune vulnerabilità che abbiamo riscontrato in questi anni appunto nelle nostre scuole, soprattutto disturbi e disordini che si sono evidenziati e che sono dilagati con la pandemia, o forse la pandemia ha semplicemente scoperto e portato alla luce problematiche già esistenti. Per questo stiamo cercando di attrezzare in qualche modo i nostri docenti non a sostituirsi agli esperti in materia o alle famiglie, ma semplicemente a riconoscere i segnali di tanti malesseri che i ragazzi si portano dentro e che a volte non riescono o non vogliono verbalizzare. Questi incontri sono stati orientati a cercare di definire alcuni elementi pratici che possano permettere di riconoscere i segnali del disagio come si manifesta nelle varie sue declinazioni e anche delle indicazioni operative che possano permettere ai docenti di poter intervenire nella maniera migliore per poter aiutare il ragazzo in difficoltà e il gruppo a cui il ragazzo appartiene. Quindi un lavoro sul campo, un lavoro che possa permettere un intervento fondamentalmente di prevenzione e di possibilità di aiutare a che le difficoltà che si sono incontrate possano essere riconosciute e superate nel modo migliore, riducendo per quanto possibile le difficoltà sia delle singole persone che del gruppo a cui appartengono e quindi permettere il buon svolgimento delle attività, che siano curricolari o meno, che coinvolgono tutto il gruppo degli interessati. L'Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro ha organizzato un percorso dal titolo «Essere lievito nel mondo». Ecologia, economia e politica alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Gli incontri si svolgeranno il 12, 19 e 26 aprile alle ore 19 presso la parrocchia Spirito Santo in Aprilia. Sabato 15 aprile alle ore 16 a Marino presso la Basilica di San Barnaba sarà presentato al pubblico il libro su Monsignor Grassi. Domenica 16 aprile riconsegna della veste bianca. Alle ore 18 presso la Cattedrale di Albano, i neofiti adulti che hanno ricevuto il battesimo la notte di Pasqua riconsegnano la veste bianca al Vescovo. Dal 18 al 24 aprile, viaggio missionario in Sierra Leone.
Giovedì 27 aprile, 60ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il Vescovo presiderà la veglia alle ore 19:30 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo in Aprilia.